Il motto che avete scelto per quest'anno è sempre più rosso-blu. Perché? Beh, sono i colori ufficiali del rugby di Rovigo e già da lì vogliamo far capire ai bambini che l'obiettivo è quello di arrivare e di sognare di arrivare a giocare in top 12 con la prima squadra. Avete organizzato non solo una presentazione meravigliosa, ma anche preceduta da una settimana molto importante. Sì, per noi era importante far provare a quei bambini che non si avvicinano al campo da rugby e far conoscere un po' quello che è il nostro sport, e la Fattoria è stata un'occasione unica, insomma, grazie alla Fattoria che ci ha dato questa possibilità ed abbiamo avuto un bel riscontro, siamo stati molto contenti. Quante sono in tutto le squadre che verranno presentate oggi? Abbiamo un under 6, abbiamo, ti parlo di numeri, under 6 che sono una dodicina, 12 bambini. Abbiamo l'under 8 che siamo intorno ai 20, under 10 25, under 12 25 anche lì più o meno. Poi andiamo nell'under 14 che abbiamo 4 squadre, quindi siamo sopra i 60 bambini, e una 35 in under 16 che sono 2 squadre. Un settore giovanile quindi molto... molto importante. Immagino che siate molto orgogliosi. Sì, certo, però l'ambizione ci dice che dobbiamo andare ancora più in su. Cosa rappresenta questo evento per la città di Rovigo? Beh, anzitutto la possibilità per i ragazzini di incontrare i campioni, che sono sempre, diciamo, i personaggi che attirano verso lo sport i giovani, i più giovani. E poi anche dare una vetrina allo sport giovanile, che è molto importante ed è la base per poter avere poi un giorno i campioni che tutti andranno allo stadio a tifare. Ah, no, niente, la Monti ci ha chiesto un incontro per la presentazione delle squadre, è una cosa che noi già abbiamo fatto in passato, però erano diversi anni che non li ospitavamo, molto volentieri abbiamo dato un sostegno a loro in diverse maniere. La Monti si è sviluppata in questi anni, rispetto al passato che aveva solamente i bimbi piccoli, adesso è cresciuta con l'under 14, l'under 16, l'under 18, e volentierissimo abbiamo accolto la loro richiesta, e quindi abbiamo fatto una settimana in cui abbiamo ospitati qui per promuovere un po' il mini rugby per il nostro pubblico, per i nostri clienti, e poi oggi la presentazione, la giornata finale della presentazione di tutte le squadre, insomma. Grazie mille. Niente.